Buon lunedì e bentornati in questa nuova Top Ten Orange. Quest'oggi siamo alla classifica dei migliori scontri tra cattivi, o meglio, villain vs villain. E anche questa top è stata proposta da voi, per l'esattezza da Luigi, e votata da voi attraverso il sondaggio delle Top Ten Green, quindi grazie ragazzi. Numero 10. E come sempre, prima di partire con la decima posizione, è giusto fare un piccolo preambolo, perché ho notato una cosa molto particolare per quanto riguarda gli scontri cattivo versus cattivo. Vale a dire il fatto che solitamente sono presenti in film non particolarmente riusciti. Esempio, la decima posizione. Parliamo infatti di Pirati dei Caraibi 4. E lo scontro in questione è quello fra Barbossa e Barbanera, che effettivamente mi ha fatto rivalutare un pochino il quarto capitolo, perché lo scontro effettivamente è figo ed è probabilmente una delle cose più riuscite di quel film e forse anche uno dei migliori scontri di tutta la saga di Pirati dei Caraibi. Questo quindi mi ha fatto leggermente rivalutare in positivo tutto quanto il film. Oddio, tutto quanto no, però quello scontro è veramente riuscito, a me piace particolarmente. Poi mi sono ritrovato a pensare, ma non ce n'è uno con Davy Jones e un Barbossa? Effettivamente non c'è, quello sarebbe stato forse anche più interessante, peccato. Numero 9. Nona posizione invece per lo scontro fra Megatron e Sentinel Prime del terzo capitolo dei Transformers. E è interessante perché abbiamo due super cattivi che si contendono la distruzione del pianeta Terra e alla fine quindi decidono di darsi santa ragione fra di loro, cosa molto interessante perché semplifica tutto quanto il film. Allora, la saga dei Transformers non mi ha particolarmente appassionato, anche se il primo era interessante, però il problema grosso, confermato anche in questo scontro, è il fatto che non si capisca un tubero, perché quell'ammasso di ferraglia che si contrae piena di dettagli, ed è fichissimo il fatto che siano pieni di dettagli, però poi si ammassa e non si capisce nulla, chi è chi, perché ciò che si impatta. Che si impasta tutto e non riesce a capire. Diciamo quindi che lo scontro, come moltissimi altri Transformers, era interessante, ma il problema è la regia. Quelle inquadrature così ravvicinate non ti danno modo di capire tutto quanto lo scontro e chi è chi, ma è anche voluto perché così riesci a nascondere magari qualche difetto di effetti speciali di VFX. Quindi è un mezzo problema. Numero 8. E alziamo decisamente il tiro con l'ottava posizione, con lo scontro fra Loki e Thor contro gli Elfi Oscuri del secondo capitolo di Thor, cioè Dark World. Io come sempre mi vado anche a rivedere gli scontri perché qualcuno neanche me lo ricordavo. E questo l'ho trovato decisamente riuscito per il semplice fatto che ci sia Loki, come lo conoscevamo prima, nel senso il re dell'inganno, anzi il dio dell'inganno. Infatti abbiamo l'impressione che per tutta quanta la scena Loki sia contro Thor e quindi insieme agli avversari, gli Elfi Oscuri, salvo poi rivelare l'inganno e capire che in realtà è insieme al fratellastro. E quindi la cosa diventa decisamente più interessante. Poco scontro a livello proprio di combattimento, ma è decisamente interessante il modo in cui è stato costruito. Una delle cose migliori di quel film, probabilmente. Numero 7. E lo scontro cattivo versus cattivo è probabilmente anche la cosa migliore di Spider-Man 3 di Sam Raimi. Ricordo sempre che sono affezionato a questa trilogia, però effettivamente il terzo capitolo è il meno riuscito dei tre, ma lo scontro era probabilmente una delle cose che più aspettavamo tutti quanti di quel film. Non a caso abbiamo lo scontro tra Spider-Man e il New Goblin di James Franco contro Sandman, o meglio l'Uomo Sabbia e Venom. E quindi abbiamo un cattivo più un buono contro due cattivi, quindi si può parlare di cattivo versus cattivo. Questo film sarebbe potuto essere un piccolo gioiello perché aveva dalla sua il fatto che aveva già introdotto un cattivo attraverso i primi due film, cioè il New Goblin di James Franco. Nel primo si era molto invigorito per il fatto che aveva perso il padre, nel secondo c'era stato tutto il tempo per poterlo introdurre e alla fine infatti abbiamo avuto le origini nel secondo capitolo con il New Goblin che si capisce sarebbe apparso nel terzo capitolo. Ergo il terzo capitolo aveva il tempo per introdurre un secondo cattivo. Il problema è che hanno deciso di introdurne due insieme e questo ha fatto sì che si sgretolasse il tutto. Ed è stato un vero peccato perché poteva essere magari un appunto New Goblin contro l'Uomo Sabbia o contro Venom e in più Spider-Man che faceva la terza incomodo, forse avrebbe potuto funzionare di più il film. È stato questo il grosso problema, introdurre due cattivi nello stesso film, cosa non semplice ovviamente. Numero 6.
La mia teoria si conferma anche per la sesta posizione con la Suicide Squad contro l'Incantatrice, ovviamente in Suicide Squad. Beh, in un film in cui ci sono soltanto cattivi e quindi i cattivi dei cattivi sono altri cattivi, probabilmente più cattivi dei cattivi, avete capito, insomma, l'antifona, non potevano inserire questo scontro. Effettivamente, a livello di effetti speciali, di resa e di intenzioni, lo scontro è molto riuscito. Il problema è proprio la base della storia del film, con un'introduzione di troppi personaggi tutti quanti assieme, che non era facile, infatti non è riuscito per niente. Poi lo stile che abbiamo visto nel trailer non si è ripercosso all'interno di tutto quanto il film, si è un po' persa questa cosa, e poi il fatto che mi fa vedere tutte le scene col Joker, la cosa più attesa di quel film, e poi il Joker ha solo quelle scene che abbiamo visto nel trailer, quindi peccato. Ci sono delle scene aggiuntive che poi sono state fatte vedere, però devi pagare il biglietto del film, poi pagare il biglietto del DVD, e poi scoprire che c'è un'altra versione con la Final Cut, vai a cagare. Numero 5. In quinta posizione continuiamo a parlare di Spider-Man 3 con Spider-Man Black contro l'Uomo Sabbia. Questo scontro mi piaceva da morire all'interno di quel film. Poi da bambino non guardi tantissimo la storia, ma guardi soprattutto gli scontri. E il fatto di avere il fighissimo Spider-Man tutto nero contro l'Uomo Sabbia era decisamente figo. E c'era la scena che mi piaceva particolarmente, che era quella in cui Spider-Man sbatteva l'Uomo Sabbia contro il treno che passava in quel momento e gli si deve proprio consumare la faccia, ed è una cosa tanto figa quanto poco inquietante, perché in realtà ci sta, perché essendo di sabbia si consuma, ed era una cosa che a me piaceva particolarmente. E poi tutta la violenza e l'irruenza che c'è in Spider-Man Black trasforma quasi il combattimento al contrario, infatti l'Uomo Sabbia sembra il buono e Spider-Man il cattivo. Quindi c'è da questa cosa, di questa scena particolare, che secondo me è molto riuscita. Peccato per il film in toto ancora, perché la scena era figa così vista. Ah, quanto poteva essere bello quel film, mannaggia. Peccato, Sam, peccato. Numero 4. Per la medaglia di legno andiamo un po' più sul trash, diciamo. King Kong vs. Godzilla. Dal film King Kong vs. Godzilla, ovviamente. Ed effettivamente questo è uno di quegli scontri che mi aspetterei di vedere in una epic rap battle of history, perché ci starebbe da Dio. E lo scontro è fra due personaggi del cinema importantissimi. La scimmia più grande del cinema contro il dinosauro più pupazzoso della storia. Potrebbe essere questo il titolo. Propriamente i due personaggi potrebbero essere considerati come buoni, perché nei loro rispettivi film un pochino lo sono, anche se non del tutto in realtà, perché hanno delle caratteristiche da cattivo e poi sono dei mostri praticamente. Però in questo film, in questo scontro in particolare, ci sta a inserirli come cattivi che combattono contro altri cattivi, insomma, cattivo contro cattivo. Poi, facendo una piccola ricerca sul web, ho visto che i migliori scontri sono quelli trash e soprattutto quelli del panorama horror, tipo Frankenstein vs. Wolfman, l'uomo lupo, oppure Freddy Krueger vs. Jason Voorhees, non so la pronuncia, Voorhees. Non conosco il personaggio, scusatemi. O ancora tipo Alien vs. Predator. Questo lo conosco perché c'è il film che c'è il titolo apposito, però non ho visto il film. Però immagino che qualcuno di voi citerà poi in top, quindi ci sta. È giusto per dirli. Non è una honorable mention perché semplicemente non li ho visti, quindi non li posso giudicare. Però ci sono questi scontri di cui ho sentito parlare e ho visto magari degli spezzoni. Numero 3. E per la medaglia di bronzo partiamo di uno dei miei non scontri preferiti, che è quello fra Saruman e Grima Vermilungo. Stiamo parlando di uno scontro che avviene all'inizio del terzo capitolo della saga del Signore degli Anelli, quindi Il Ritorno del Re. Infatti, poco dopo aver distrutto una delle due torri, abbiamo questo scontro fra i due. La scena non mi fa particolarmente impazzire perché abbiamo un dialogo a distanza di mezzo chilometro, perché abbiamo Saruman sulla cima della torre insieme a Grima e in fondo abbiamo Legolas, Gandalf e tutti gli altri che parlano fra di loro praticamente. Cioè, quindi questa cosa che non si capisce, tu non riesci a immaginarti, perlomeno io non riesco a immaginarmi un dialogo con una distanza impensabile, e si capiscono perfettamente. Ci sta, una cosa mia personale, perché dico, come cazzo fai a parlare a sta distanza? Però va bene. Sicuramente la cosa più carina è l'evoluzione che ha Grima all'interno di questo dialogo, che alla fine si ribella a Saruman. Alla fine in questa scena
abbiamo in un certo senso un ripensamento sul personaggio di Grima, che fra l'altro è interpretato da un bravissimo Brad Dourif, candidato all'Oscar per il film Qualcuno volò sul nido del cuculo. Mettiamoci questo puntino su questa ira. E quindi abbiamo un personaggio che era odiato fino a quel momento, improvvisamente, semplicemente dal cambio di sguardo dell'attore, abbiamo questo ripensamento, oddio, lo fai veramente? Cioè già capisci che vuole fare qualcosa di diverso rispetto a quello che avremmo pensato, e pam! Si ribella a Saruman, bellissima scena. Cioè secondo me è veramente bella, anche se non è proprio un combattimento, è un attimo. Come dico io, ha carpato il DM. Carpate sempre il DM, ragazzi, è importante. Numero 2. Un altro film che secondo me è particolarmente riuscito è X-Men Apocalypse. E forse non il più bello del nuovo corso degli X-Men, ma è molto spettacolare. E lo stesso discorso della riuscita riguarda anche il combattimento di cui parleremo, cioè gli X-Men contro Apocalisse. E voi direte, ma stiamo parlando degli X-Men che sono i buoni. Però all'interno ci sono una serie di cattivi, che in questo caso in particolar modo sono Magneto e Tempesta, che fino a quel momento erano dei cattivoni. Poi sì, il personaggio di Magneto fa un po' la puttanella fra buono, cattivo, cattivo e buono, e questo va bene. E in più, secondo me, possiamo parlare anche di Felice, perché qui per la prima volta la vediamo in azione, che poi sarà l'argomento del successivo film. Avete visto il trailer? Non ho fatto la reaction, vabbè, succede. E quindi abbiamo questo miscuglio di buoni e cattivi che non sono totalmente cattivi contro Apocalisse, che invece è un cattivone Doc. Personalmente l'ho particolarmente gradito, anche per come è stato realizzato a livello di trucco e parrucco. Mi piaceva il design, diciamo. L'attore è stato decisamente bravo, con queste espressioni facciali sempre molto minima, ma ci sta con un personaggio che ha quel potere, quindi non ha bisogno di far grandi cose, perché già i suoi poteri sono illimitati, e quindi ci sta. E lo scontro a livello di effetti speciali e anche di coreografie di combattimento è molto spettacolare, e quindi ho deciso di premiare il tutto con una medaglia d'argento. Numero 1. Per la prima posizione parliamo di uno degli scontri cattivo versus cattivo più celebri della storia del cinema, penso. Darth Vader versus Palpatine. Diciamo che lo scontro all'interno avrebbe anche Luke Skywalker. Infatti nella top dei migliori duelli di Star Wars avevo inserito Luke Skywalker versus Darth Vader versus Palpatine. In questo caso però parliamo più che altro della parte finale di quel combattimento, in cui Darth Vader, ovviamente ragazzi spoiler, ha un ripensamento. Decide di mettersi dalla parte del figlio difendendolo e combattere contro Palpatine. Questa è una delle cose migliori di questo film, e che guadagna ancora più punti attraverso la trilogia successiva, quella prequel. Perché se pensiamo alla trilogia originale, abbiamo due personaggi che non hanno un grosso background storico fino a quel momento. Con la trilogia prequel invece abbiamo tutto un discorso prima dei due personaggi, e ci fa apprezzare ancora di più quello scontro. Quindi sì, la trilogia prequel ha tanti difetti, ma uno dei suoi pregi è sicuramente aver dato valore ancora maggiore, ancora più intrinseco a questo scontro. Il padre che decide di schierarsi in favore del figlio e di redimere la sua anima in un certo senso, facendo la cosa che avrebbe dovuto fare anni prima, la cosa giusta. Boom! E questa cosa la percepiamo ancora di più con la trilogia prequel. E anche questa top 10 è finita, come sempre fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono i vostri scontri fra villain preferiti. E detto questo, iscrivetevi, likeate, condividete, commentate sempre ragazzi, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. YouTube!